Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo per un tutorial, un altro uovo di Pasqua all'uncinetto. Allora, il modello è questo, vedete? Secondo me è molto bello. Molto bello, questo è un uovo alto 8 cm e largo 6 e l'ho fatto con uncinetto 1,75 e la lana, vedete? E la lana. Questo qui invece è lo stesso modello, stessi punti, però fatto con il cotone numero 8 e l'uncinetto 1,25. E questo è adatto per un uovo alto 6 e largo 4. Bene, allora, vedete? Per questo. Iniziamo subito. Iniziamo con il nostro cerchio magico e 18 punti alti. Quindi 1, 2, 3 e questo è il nostro primo punto alto. Altri 17 per un totale di 18 punti alti. Ecco, 18 punti alti e adesso andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Ecco qua. Adesso secondo giro, 3 catenelle, più, e questo è il nostro punto alto, una catenella che fa 4 e adesso andiamo a fare un punto alto. 2, c'è una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. E questo per tutto il giro, finché non abbiamo 18 punti alti e 18 catenelle. 18 punti alti, 18 catenelle e adesso chiudiamo con un punto bassissimo. Iniziamo il terzo giro, 3 catenelle che rappresentano il nostro primo punto alto, altre 2 catenelle e un punto alto sul punto alto sottostante. 2 catenelle. Un punto alto nel punto alto sottostante, 2 catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante. Facciamo tutto il giro finché alla fine abbiamo 18 punti alti e 36 catenelle. Finito il giro, chiudiamo con un punto bassissimo. Bene, iniziamo il quarto giro. Una catenella che rappresenta il primo punto basso e adesso altre 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Saltiamo un punto alto, saltiamo un punto alto e andiamo su quello dopo. E qui facciamo un punto basso. 7 catenelle, 3, 4, 5, 7. Saltiamo e andiamo su quello dopo. Con un punto basso, 1, 2, 4, 5, 6, 7, saltiamo e andiamo su quello dopo, con un punto basso,
Vedete? 7 catenelle, un punto basso. Facciamo così fino alla fine del giro. Eccoci qui, siamo alla fine del giro e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo fare 2 punti bassissimi. Eccoci qua, 2 punti bassissimi e adesso andiamo a lavorare 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e 2 punti alti. Ok, adesso 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Facciamo così fino alla fine del giro. Eccoci qua, abbiamo terminato il giro e adesso andremo a chiudere con un punto bassissimo. Ora dobbiamo portarci nel mezzo dell'archetto, quindi con una serie di punti bassi, noi ci porteremo al centro dell'arco, al centro dell'archetto e lavoreremo 7 catenelle, una più 7 catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e andremo nell'archetto successivo a lavorare un punto basso. 7 catenelle, 3, 4, 5, 7. Nell'archetto successivo andremo a lavorare un punto basso. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, archetto, un punto basso. Lavoriamo così fino alla fine del giro. Bene, siamo arrivati. Adesso, come 2 giri fa, dobbiamo eseguire 2 punti bassissimi che ci porteranno all'interno dell'archetto e da qui rifacciamo il disegno che abbiamo fatto 2 giri fa. Quindi il primo sarà un punto alto, quindi 1, 2, 3 e un punto alto, 3 catenelle e altri 2 punti alti. Di nuovo 2 punti alti, 3 catenelle e altri 2 punti alti. Ecco, abbiamo finito il giro, vedete che l'uovo sta prendendo forma.
Il disegno viene così, mi sembra molto bello. Allora, quante volte bisognerà fare questo disegno? Allora, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, qui ne abbiamo fatte 2, ancora 4. Ancora 4 giri e poi ci vediamo qui per il gran finale, il confezionamento. Ok? Eccoci qua, abbiamo finito il nostro portaovetto. Alla fine sono bastate 1, 2, 3, 4, 5 giri. Inseriamo il nostro uovo di polistirolo, ci armiamo di ago da lana, un pezzo di filo e andiamo a inserire il nostro filo, due nodi, un nodo. Come vedete, questo è venuto anche troppo alto perché il mio ovetto di polistirolo è leggermente più piccolo, però facciamo lo stesso. Allora, adesso dobbiamo confezionarlo con i nastrini. Io ho già preparato questo nastrino doppio e un nastrino bianco da metterci sopra. Allora, proviamo, perché ogni ovetto ha la sua storia e i suoi nastrini. Allora, un po' di colla a caldo e secondo me questo è perfetto. Questo nastrino qui è me risalta molto. Adesso ci mettiamo anche questo bianco. Però come sempre ci manca qualcosa. Allora, la rosellina bianca non ci sta. Forse ci potrebbero stare le due campanelline che avevo fatto all'uncinetto. Chi vuole sapere come si fanno queste campanelline le troverà alla fine di questo video il link. Allora, proviamo a vedere se incollare. Dispiacciono. Certo è che però bisognerebbe metterci qualcosa qui. Allora vediamo. Forse con questo spillo. Non è male, però bisogna appenderle. Allora, con il nostro nastrino bianco andiamo a fare una piccola asoletta. Allora, non tanto alta. Ovviamente dobbiamo nasconderla perché non è bello vedere le cose attaccate, allora la infiliamo qua dentro.
cerchiamo che sia esattamente al centro. Ecco fatto. Il nostro uvetto all'uncinetto è pronto. Regoliamo le codine. E voilà. A me non piacciono che le codine stiano tanto in su, in fuori. E allora così. Una e una puntina qua. Forse queste sono ancora troppo lunghe. Ragazze, l'abbiamo finito. Cosa ve ne pare? Secondo me è bellissimo. A presto con un nuovo video.